La situazione nel Mediterraneo preoccupa i 28 leader europei che nel corso della 2 giorni di vertice a Bruxelles hanno deciso di aumentare la cooperazione con la Tunisia, paese protagonista della primavera araba e simbolo di democrazia nella regione. Come ha chiarito Federica Mogherini, che la prossima settimana sarà a Tunisi insieme a Donald Tusk. Possiamo certamente aumentare il livello di cooperazione con Tunisi sulla sicurezza e nella lotta al terrorismo, così come quella sul piano economico e sociale, ma anche del rafforzamento delle riforme interne, in grado di rafforzare la transizione democratica tunisina. Per rinforzare ancora più la transizione democratica. Sul fronte ucraino e delle relazioni con Mosca, i 28 leader per ora temporeggiano nell'introduzione di nuove sanzioni contro la Russia, preferendo lasciare spazio alla diplomazia. Una posizione che però non convince tutti, soprattutto la Polonia. Le sanzioni non sono fine a se stesse, ma sono strumenti che servono a realizzare l'accordo deciso dai capi di Stato. È anche vero che capiremo soltanto alla fine dell'anno se l'accordo firmato a Minsk sia stato davvero rispettato o meno. Dai leader europei anche l'impegno ad affrontare in modo migliore l'emergenza migranti, aumentando le risorse a disposizione del programma Triton.